germe di rinascita. Il vento della primavera volteggia gagliardo e ti prende a braccetto nella sua girandola di rinascita. Ascolta cosa ti dice Nicodemo e capirai. Mi chiamo Nicodemo e mi ritengo uno che non sia contenta di ciò che dicono gli altri per farsi un'opinione sulla vita, le cose, le persone e infine su Dio. Non mi adagio nell'opinione comune, ma voglio sperimentare la fatica della ricerca personale e farmi io un'opinione che rispetti i miei valori. Inquieto e stordito nella mente, sperimentavo un vero caos e una frattura interiore enorme al pensiero di chi è Gesù per me. Mi sento come il seme che vuole spaccare la sua terra per nascere. Per questo devo incontrarlo e parlargli. No, non voglio incontrare Gesù per soddisfare la mia curiosità. C'è un di più che mi spinge, una conferma da ricevere da lui. Ho deciso. Ci andrò di notte e gli dirò: Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. In fondo, ammetto che lo ammiro. Più volte ho avuto modo di ascoltarlo e mi pareva sentire nascere in me un senso di leggerezza estrema e una sensazione straordinaria, come volteggiare nella girandola del vento di primavera con la sua esuberanza di libertà. Sì, la sua parola è potenza e libertà, e voglio sapere da dove nasce questa libertà. Senza più tentennamenti ho afferrato il mio mantello e sono uscito nel pieno della notte per incontrare Gesù e sfogare la mia ricerca. Mentre cammino, l'andirivieni del vento nella strada popola la mia memoria dei racconti della Genesi scritti nei nostri libri sacri, e questi ricordi mi fanno sentire il fluire della creazione nelle mie vene, presagio di una nuova nascita. Arrivo senza bussare ed entro. Gesù è lì che mi aspetta. Entro in quel presente di Dio davanti al quale svaniscono passato e futuro. Respiro il suo amore e in quell'amore mi sento me stesso. Un fluire di creazione nuova, una nuova libertà. Lo ascolto che mi dice: il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. E il mio cuore inizia a germinare in quel soffio dello Spirito che è amore creatore. Sono rinato nel suo amore, vento gagliardo primaverile, girandola di rinascita, genesi della mia libertà, e posso rispondergli con tutto me stesso: credo e spero in te. Nicodemo, sono io, sei tu, siamo noi. Il suo messaggio è un messaggio di speranza per noi, per te. Lo Spirito Santo ricevuto nel battesimo fa germinare in te una libertà nuova che nasce proprio dalla relazione d'amore con lui. È presente in ogni istante, in momento del tuo esistere, e ti dà la forza di rispondere con fede, carità e speranza alle sfide, alle volte dolorose della vita. Perché egli è lo Spirito creatore e rianimatore della nostra speranza quando pensiamo di averla perduta. Come Nicodemo, puoi dire anche tu: sono rinato nel suo amore, vento gagliardo primaverile, girandola di rinascita, genesi della mia libertà. E posso rispondergli con tutto me stesso: credo e spero in te, Signore.